Circa 70 gatti di razza e un cane detenuti in spazi malsani e maleodoranti all'interno di una casa nei pressi di Trecastelli, in provincia di Ancona. Questo è lo scenario che si è presentato alle guardie zoofile OIPA del nucleo di Ancona e a un veterinario intervenuti a seguito di una segnalazione. Noi siamo intervenuti su segnalazione di un assembramento di gatti all'interno di un appartamento. Abbiamo verificato chiaramente una condizione igienico-sanitaria che era precaria e in più da subito tra quelle che erano le rimanenze di spazzatura e rifiuti abbiamo trovato un gatto in decomposizione. E attraverso la veterinaria che era con noi siamo riusciti anche a risalire a una data del decesso che potrebbe essere addirittura di quasi 10 giorni fa, visto l'avanzato stato di decomposizione. I gatti erano in un numero superiore, a fine controllo superiore ai 70, erano comunque alcuni stipati anche rinchiusi dentro delle stanze. In una stanza abbiamo poi anche accertato la presenza di un cucciolo di pastore tedesco. E la maggior parte sono tutti quanti gatti di razza e quasi tutti hanno purtroppo problemi di rinotracheite, quindi proprio respiratoria, e che chiaramente si sono attaccati fra di loro. L'animal hoarding è proprio è una patologia conclamata, è proprio una patologia delle persone. I cosiddetti accumulatori seriali, no? Di animali. Quello che in questo momento però stiamo verificando, dobbiamo verificare, è se effettivamente la cosa è nata così o non ci sono altri interessi dietro, perché comunque si tratta di animali tutti quanti, alcuni anche provenienti dall'estero e tutti di razza. I gatti sono stati sequestrati, per ora restano nell'appartamento in attesa dello sviluppo delle indagini e degli accertamenti sanitari.